Come vivono i cittadini di Rapone questi giorni di atmosfera magica, fiabesca? Sicuro più contenti, sono molto contenti di vedere anche altra gente nuova e tutti questi bambini che ci sono, è molto bello. È un'atmosfera, diciamo, di gioia. Contenti, sì, veramente molto bello e per loro fa molto bene. Ma lei vive qui a tempo pieno? No, io solo un mese quest'anno perché sono pensionata, però lavoro ancora in Svizzera. Sì. Però tornate sempre con piacere, mediamente una volta all'anno. Abbiamo la famiglia, è normale che ci fa molto piacere venire. I ricordi sono qua. Sono assai i suoi concittadini che vivono in Svizzera? Sì, tantissimi, veramente tanti. Avete spopolato, abbiamo spopolato i nostri piccoli paesi, ai migranti negli anni 60-70. L'italiano è sempre al primo posto di tutto. Quello che fa l'italiano in Svizzera veramente. Sono partiti delle persone con niente adesso hanno fatto quello che è veramente bello. Quindi comunque tornate in questo periodo perché è il periodo delle fiabe qui a Rapone. Sì, più o meno sì. Più o meno si ritorniamo sempre in questo periodo. Avete un ricordo di favole da bambina che ancora vi resta in mente? Tanti anni fa, non c'erano queste cose qua. Quando era una festa, era ancora una picca malamente, diciamo così. Come è fatto mo per bene, mo stiamo molto bene. E hai un ricordo di una favola che ti resta da quando eri ragazza? Favola che quando ero piccolina non c'era niente, manca per mangiare, niente, e manca per vestire. Con la guerra, abbiamo fatto la guerra, tanto non c'era la guerra, non potevamo trovare, manca roba da mangiare. Al paese nostro si macinavano il grano, macinavano quella cosa così. Tanto malamente siamo stati, tanto con la guerra. Me la ricordo questa cosa qua. Mo io qua, la famiglia mia, per esempio, io sono il 30 luglio. E parlo sempre, dico, come mo si sta molto bene. I giorni che abbiamo passato noi tanto malamente. Però sono tanto contenta che a vedere così, non come siamo stati noi tanto malamente. Come on!
Grazie, buonanotte! E sono finito la porta!